Sono pronto! Non so cosa fosse quell'urlo che ho fatto all'inizio, ma lasciamocelo. Devo recuperare un po' di amici, quindi prima di cominciare con il livello, andiamo a recuperare un po' di amici. Comunque sia, benvenuti e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Kirby Star Allies. Ecco qua il topastro! Daruch. Daru. Continuiamo il livello. Dobbiamo fare il settore C e poi dopo il livello finale di Forte. Quello che sembra essere il livello finale. Perché appunto se andiamo sopra c'è il livello, l'ultimo livello aperto perlomeno. Quindi facciamo settore C, cerchiamo di reclutare un po' di amichetti e poi dopo. Dicevo, prendiamo un po' di amici e poi dopo possiamo andare a fare il livello finale. Dunque. Ok, tu vieni con me perché sei il primo che incontro. Poi che abbiamo? Qualcun altro? Tu mi piaci, vieni con noi, perfetto. Guarda, proprio all'ultimo l'ho bloccato. Però devo anche comunque sia reclutare un po' di persone io perché se no. Che cos'è? Va bene. Abilità amico, cos'è? Vediamo un po'. Elettricità? Acqua elettrica. Ah, acqua lampo! Oh nice! Oh yes! Kirby surfa? Ok, perfetto. Surfa, non surfa perché non esiste surf. Oh, cavolo, questa fa paura, ancora, è veloce. Ci lenti a lei. Non gli ho fatto nulla perché è acqua, anche lui, ovviamente. Pokémon insegna la compatibilità tra i tipi. Ma Mazzuna, ragazzi, se siamo veloci anche noi. E vabbè, i miei amici vengono colpiti perché sì, se no non è lore. Nei miei video, se tu non sei un amico, non viene colpito, non è lore. Ah, che è congelato? No, perché non riuscivo a capire. Sembra che le abbiamo distrutte tutte quante le lame. Beh, non che siano un problema, però se le distruggiamo è meglio, almeno evitiamo di venire colpiti senza motivo. Oh, si scende? Ok. Ah, ok, non vorrei finire spiaccicato come l'altra volta, sapete com'è. Ok, e qui poi vai, perfetto, buono, ottimo, al pelo ovviamente. Questo sparava per conto suo, apritevi, grazie. Bene, qui si ci fanno fare tutto quanto il percorso per farci prendere tutti gli oggetti possibili. Ottimo. Oh yes. Vabbè, parte molto veloce, anche un pochino. Non direi inutile, ma boh, vabbè. Poteva essere evitabilissima. Se non fosse che obbligatoria. Ah, sì, mi ricordo. Qui basta scendere e salire. Fatto. Molto semplice. E sì, abbiamo tutti quanti gli amici che ci servono. Guarda, distruggo tutti quanti sti cosi almeno. Ecco, almeno facciamo una cosa un pochino più pulita e più facile. E pezzo arcobaleno recuperato. Guarda, lo spinotto è super carico. Ok, si è stancato. Ha poca salute. Poverino. Mamma mia, Kirby. Però comunque sia, sono abbastanza carico perché vabbè. Ha preso lui, ha preso bene. Bravo spinotto. Entriamo. C'era la bottiglia lì sotto con un po' di ricostituente, ma ha fatto da solo. Lui mi piace, lo mettiamo a posto di sgocciolo perché tanto sono io Kirby Acqua. Chi abbiamo? Ah, una stanza così. Vabbè, poteva finire prima, eh.
Va bene, andata. Scoppia. Potrebbe servirci più avanti. La prendo, 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 prendo. Potrebbe servirmi più avanti. I livelli extra non hanno assolutamente pulsanti da premere. Però preferisco. Ecco, per l'appunto. Penso che possiamo prendere entrambe le chiavi a questo punto. Tanto c'è un altro coso qui. Pezzo di puzzle, chiave, perfetto, vedi? C'è tutto. Vabbè. Non era importante Vividria, però... Insomma, se volete proprio avere punteggio extra per i puzzle... Eccolo qui. Ok, fatto. Molto semplice, settore C. Concludiamo quindi con il livello finale del boss. Un altro generale? Eccoci. Salone celeste della fortezza Jean Bastion. Andiamo alla carica. Avanti popolo. Oh, lui mi piace. Perché non l'ho preso? L'ho ucciso malamente. Mannaggia a te. Ma da roccia ha fatto tipo lo slash con la spada. Solo che non ha una spada, quindi l'ha fatto senza. Ma in alto... Ah, perché in alto fa quello, certo. Già, già ragione anche lui. Vai. Salone... No, non è Gauntlet. Va bene, meglio così. Probabilmente sarà lungo... No! Non quanto gli altri, pensavo di più. Siamo già arrivati, praticamente. Allora, il ninja lo voglio. Anche lui voglio, quindi ti vieni qui. Mi ha fatto male proprio al punto giusto. Divento io. Perfetto. È andata anche bene alla fine che mi abbia fatto male, eh. Almeno sono diventato Kirby Ninja. Ho dovuto leggerlo, però l'ho detto prima di leggerlo, quindi un peletto. Buongiorno. Io sono Zan Partisan, la maggiore dei tre generali della magia. All'inizio ho pensato che fossi solo un irritante pallina rosa senza arte né parte. Ma ora ho capito che oltre ad essere fastidioso sei anche molesto e irritante. Sono spiacente di informarti che ormai ho finito di sballonzolare qua e là. In nome del nostro adorato signore, alfiere del male, Lord Highness. È arrivata la tua ora! Jean-Buck! Non so perché mi è uscito questo accento francese, però... Wow! Così! Così! Ma signorina, credo? No, ragazzi, cos'è su... mi ha fatto fuori con un attimo? Pensateci voi, amici! Non so come farle male, non ho nulla. Assorbo. Niente, mi fa male, tutto mi fa male. Presa però almeno. Un po' di danno l'ho fatto anche io, dai ragazzi, dai. Mamma mia. Aiuto, no, perché ci vado contro? Ma gli ho lanciato da roccia.
No! Ah, andata! Ho lanciato i miei amici. Forse è più facile degli altri, ma più che altro lei fa danno. Molto danno. Che Kirby Ninja sia debole all'elettricità? Beh, molte cose sono deboli all'elettricità comunque. Jean-Buck. E che rabbia. Com'è possibile trovare una tale resistenza su un misero pianetello come questo? Ma che importa? Questo Jean-Buck Warrior mi ha portato di mano. Ascoltami su un sapallina rosa. Per quel che mi riguarda, tu e Jean-Bastion potete andare in rovina per sempre. Jammi vederci! Ok ragazzi, dobbiamo farcela. Pronti? Dobbiamo scappare. Col treno scappavamo? Ah no, con la palla amici. Bene. Ottimo. Circolo amici. Ce la faremo a scappare? Era piuttosto corto il livello, quindi direi di sì. Muzuna! Sfasciamo tutto. Certo, avrei preferito il treno, però per un livello come questo ovviamente era ovvio. Circolo amici. Perfetto. Ho saltato di riflesso, non ci pensavo per niente che potesse passare attraverso il muro. Un'altra... Ah, tutta Jean-Bastion! Certo. È ovvio. Questi scappano perché dice, cavolo, arriva qualcosa, via, via! Oppure anche loro scappano perché Jean-Bastion non sta crollando. Ma guarda che... Guardalo, proprio mi ha ingolosito il one-up. Mi ha fatto prendere il one-up giusto per creparci. Non per altri motivi. Mamma mia. Scappa, che crolla tutto. Anche perché il one-up lo prendo in automatico. Cioè, Andre Link, su. Siamo talmente alti. Bisogna stare attenti perché qua inizia a calare senza preavviso, eh. Per un pelo. Andiamo, va. Dovremmo aver fatto. Oppure no. Ah, un altro circolo amici. Ok. Quanti amici. Sono mica scemo, ce lo sapevo che andava così. Beh, per chi mi hai preso? Per un pollo? Posso essere fesso? Non mica pollo. Un altro. Ok, questo forse sarà un pochino più complicato. Complicato. Ah, no, aspetta, questo è perché si muove molto più velocemente, ho visto. Sì, va bene, va bene, va bene così. Oh, qui le ali ci abbiamo. Kirby Stella. No, com'è? Oddio, ragazzi, non mi sfuggono proprio. Devo vederli tipo 10.000 volte prima di ricordarmeli. Stella amici, vedi? Ci ho seccato allora. Vola, vola. Ma va per quel paese, vai. Ecco, non mi sparava, dico boh. Andiamo qui, sta mai. Non me la ricordavo così Jean-Bastion, a dire il vero, Me la ricordavo molto più piccola. O comunque diversa.
Meglio. Meglio, cioè mi sono ucciso perché ho detto, visto il puzzle che scendeva. Mio. Oh, yes. Non lo lascerò scappare. Mai. Non lo permetterò. Spara, spara, Kirby. Ma i nemici pure io adesso, mamma, per favore. Ancora non è finito a crollare Gian Bastion. Wow! Ma siamo scemi? Sta gente è pazza! È pazzi! Oh, bene! Eroi stellari nello spazio infinito. Sì, ci tocca. Questo sarà lo scenario finale. Kirby e i suoi amici si ritrovano nello spazio profondo. Il pianeta Pop è ormai una minuscola luce in lontananza. I nostri eroi hanno la forza necessaria per, speriamo, difendere la pace e i pisolini dal loro amato pianeta. Diventate una stella luminosa e volate! Ma nel prossimo episodio. Quindi nel prossimo episodio inizieremo il mondo finale. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!